Prossima fermata, il Tower Bridge. Dobbiamo attraversare il ponte per continuare il giro. Fermi! Non potete attraversare! Guardate, c'è una grande nave! Così andrà a sbattere contro il ponte! Oh! Il ponte si sta alzando! Oh! Il Tower Bridge si solleva per far passare le grandi navi. Bene! Ora che l'imbarcazione è passata, possiamo proseguire il giro. Per favore, può abbassare il ponte? Mi dispiace, Vostra Maestà, ma c'è un'altra nave che sta arrivando. Adesso, francamente, è troppo. Non possiamo stare qui fermi tutto il giorno. Attenzione, tenetevi forte! Forza, forza! L'autobus è in bilico sul ponte. E adesso che cosa si fa? Resistete ancora un po'. Mi è venuta una grandissima idea. Spostatevi tutti verso la parte anteriore dell'autobus. Agli ordini! Evviva! La regina è un'ottima autista di autobus. La visita è di vostro gradimento finora? Certo! Questi autobus scoperti sono bellissimi. Perché gli autobus non sono tutti aperti come questo? Comincia a piovere. Ah, certo. Ecco perché gli autobus non sono tutti aperti come questo. Piccolini, presto, aprite gli ombrelli. È molto importante portare un ombrello quando si visita Londra. Prossima fermata, Trafalgar Square. Oh, cielo, che peccato! Trafalgar Square è pieno di pozzanghere. Ma noi adoriamo le pozzanghere. Vostra Maestà, per favore, fate un salto. Sembra molto divertente. E qui c'è perfino qualcuno che ha le galosce. Urrà! La regina adora saltare nelle pozzanghere di Londra. Tutti adorano saltare nelle pozzanghere di Londra. Che giornata lunga è stata? Sorpresa! Come mai siete tutti qui? Signorina Coniglio, ho da consegnare una lettera speciale nelle sue proprie mani. L'apro subito! Signorina Coniglio, la prego di venire al mio palazzo. Riceverà una medaglia per il duro lavoro che svolge. Porti degli amici, distinti saluti, la regina. Oh! La signorina Coniglio è svenuta. Faccio ad andare! Sono troppo impegnata con il mio lavoro! Stia tranquilla, non lavorerà nessuno quel giorno, signorina Coniglio. La regina ha proclamato un giorno di festa! Evviva! È arrivato il giorno dell'appuntamento con la regina. Peppe e i suoi amici accompagnano la signorina Coniglio. Dalla regina andiamo, dalla regina andiamo, evviva il Pippurrà! Dalla regina andiamo! Questo è il palazzo della regina. Permesso! C'è nessuno in casa! Guardate quante cose di lusso ci sono qui! Attenti, non toccate niente! Oh! Che casa enorme! Quante stanze per giocare a pallone ci sono in questo palazzo! Dove si è nascosta la regina? Regina! Regina! Dove si è nascosta? Buongiorno! Mi scusi, ha visto la regina per caso? La regina è una vecchia signora che porta una corona sulla testa. Sono io la regina. La signorina Coniglio è svenuta di nuovo. Buongiorno, signora regina. Perché non ha una corona sulla testa? Non la indosso spesso perché è molto pesante. È vero che comanda tutto il mondo? Non esattamente. Lei ordina alle persone cosa devono fare? Qualche volta. Lei è capace anche di far sparire le maestre. Oh, quante domande fate! I piccoli erano felicissimi all'idea di incontrarvi, maestà. E io sono felice di incontrare voi. E ora, per la signorina Coniglio, la medaglia. Oh! Questo è il riconoscimento reale per il suo lavoro. Vi ringrazio. Continui a lavorare così. Tre volte urrà per la signorina Coniglio. Ip, ip. Urrà! Ip, ip. Urrà! Ip, ip, ip. Urrà! E ora il rinfresco. Tutti in giardino. Ho un giardino bellissimo e poi è così grande, maestà. Lei viene sempre a giocare qui. Purtroppo io non ho molto tempo per giocare, caro. Che peccato. Oh, cielo!
una pozzanghera di fango. Non importa, possiamo girarci intorno. Ma no, non si deve girare intorno a una pozzanghera di fango. Ah no? No, bisogna saltarci dentro. Ma guarda, sembra una cosa divertente. Ci provo subito anch'io, Peppa. Ferma! Oh! Chi vuole saltare nelle pozzanghere di fango deve indossare degli stivali come questi, graziosa maestà. Oh no, la regina non indossa gli stivali. Alla regina piace saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. A tutti piace saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Oh, po' farbacco. La barca di Nonno Pig è arenata sulla sabbia. Ma non c'è acqua da nessuna parte, nonno. È vero, evidentemente c'è bassa marea. Allora non si può andare in barca. Non ti preoccupare, l'acqua tornerà da un momento all'altro e così la nostra barca potrà galleggiare. Ecco, l'acqua sta tornando! Proprio come avevo detto! L'acqua sta liberando la barca del nonno dalla sabbia. Stiamo ballonzolando su e giù! Siamo pronti per veleggiare! Ai tuoi ordini, Capitan Nonno! Ai posti di manovra! Io adoro andare in barca a vela! Ehi là, vento in poppa, Nonno Pig! Va tutto bene a bordo? Serve aiuto o qualche consiglio, vecchio mio? Ce la stiamo cavando perfettamente, grazie! Arrivederci! Guarda, nonno, loro vanno più veloci di noi! Non si deve avere fretta quando si va in barca a vela! Stiamo ballonzolando su e giù! La barca va su, la barca va giù! La barca va su, la barca va giù! Adesso sali e poi riscende giù, la barca va su e giù. E là, vento in poppa, Nonno Pig. È meglio rientrare prima che arrivi la bassa marea. Se fa tardi, rischia di rimanere arenato sulla sabbia. Grazie del consiglio. Ci vediamo, a dopo. Non ho intenzione di dargli ascolto. Per quanto riguarda le maree, io ne so decisamente più di loro. La barca va su, la barca va giù, la barca va su, la barca va giù. Adesso sale, sale. Oh, abbiamo smesso di ballonzolare. Evidentemente è arrivata la bassa marea. Vuol dire che siamo arenati sulla sabbia, nonno? Già, ma solo finché non torna l'alta marea, quando l'acqua ci farà galleggiare di nuovo. E quando torna l'alta marea? Domani mattina. Oh! Trascorreremo la notte in barca, che cosa ne dite? Facciamo un pigiama party, evviva! È meglio fare un colpo di telefono a Nonna Pig. Pronto? Pronto, Nonna Pig? Noi tre abbiamo deciso di trascorrere la notte in barca. Hai calcolato male le maree? No, no, ma certo che no, è solo siamo che... Siamo arenati sulla sabbia, nonnina! Ne ero sicura! Sarà una bella avventura, nonna Pig! Ci vediamo domani mattina! Dove dormiremo stanotte, nonno? Qui sotto! La cabina ha due belle cuccette tutte per voi! Oh. E io invece dormirò quassù in coperta, sotto il cielo stellato! Ciao, nonnino! Buonanotte! Notte, sogni d'oro, Peppa e George! Peppa e George si sono addormentati nelle cuccette. Nonno Pig dorme su in coperta. E le stelle brillano nel cielo. È mattina. Stiamo di nuovo ballonzolando su e giù. Guardate, nipotini miei, l'acqua è tornata! Evviva! La barca del nonno è tornata a galleggiare. È il momento di rientrare a casa. Sempre ai tuoi ordini, Capitan Nonno. La barca va su e giù. Nonna Pig è venuta a prendere Peppa e George. Ciao, Nonna Pig. Oh, Mike. Ciao, ciao, nipotini miei. Allora, vi siete divertiti? Sì, sì. Ci siamo arenati sulla sabbia e poi abbiamo fatto un pigiama party. Peppa adora navigare. Tutti adorano navigare.